a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi parliamo di Galaxy S8 nella sua versione Plus. Ma voi direte, già ci avete parlato dell'S8? E certo, adesso facciamo la recensione perché ormai è qualche settimana che lo... Qualche? Una? Due? Non lo so, ho perso la cognizione del tempo. Comunque lo sto usando da un bel po' di tempo e vediamo come ci siamo trovate. Dopo le disgrazie accadute con Galaxy Note 7 e con tutte le disgrazie che sono successe a Samsung, andate a vedere sui telegiornali di tutto il mondo. Questo è il vero e proprio momento di riscatto per Samsung e direi che ci sono riusciti anche parecchiamente bene. Prima di andarlo a vedere più da vicino, è ora di vedere le sue caratteristiche tecniche. Samsung Galaxy S8 Plus è caratterizzato da un corpo in vetro e dalla totale assenza di bordi, cosa che ha permesso a Samsung di inserire al suo interno un display Super AMOLED da 6,2 pollici, con risoluzione 1440x2960 pixel e Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Exynos 8895, 4 GB di RAM, una batteria da 3500 mAh e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. La connettività è affidata all'ingresso USB Type-C, al Wi-Fi di ultima generazione e al Bluetooth 5.0, presenti poi l'NFC e il supporto alle reti 4G LTE. Sul retro troviamo la fotocamera posteriore da 12 megapixel, dotata di apertura f1.7, stabilizzazione ottica e flash LED, mentre sulla parte frontale ne troviamo una da 8 megapixel con autofocus e auto HDR. La sicurezza è invece affidata al lettore di impronte e al nuovo scanner per l'iride, così da tenere sempre al sicuro i vostri dati. Il sistema operativo, infine, è Android 7.0. Eccolo qui, Galaxy S8 nella sua versione Plus. Andiamo subito a vedere innanzitutto il design e poi il display. Il design, come potete vedere, vi piacerà subito, a colpo d'occhio, è particolare, non ha le cornici, è assolutamente stunning, come direbbero gli inglesi americani. Non abbiamo quasi più cornice, ma semplicemente due piccoli bordi sulla parte sopra e sotto dello schermo. Guardate quanto tecnicismo in una donna sola. Display Dual Edge da 6.2 pollici con risoluzione QHD+. Attenzione perché quando lo accenderete non sarà impostato nella risoluzione massima, ma dovrete impostarlo manualmente. Design super arrotondato, forme morbidissime. Morbidissime. Ma come minchia si dice? Morbidissime, ok. Aspettate un attimo perché questo non è tanto bello. Guardate, sembra che io abbia avuto le mani ripiene di patatine fritte. Ripiene dentro! Ripiene di patatine fritte che trasudassero olio, ma... E invece è il telefono che trasuda olio. È il telefono che trasuda olio. Altra cosa che ho apprezzato è stata l'inclusione, non abbiamo più nessun tipo di bumper, della fotocamera, del sensore di lettore del battito cardiaco e anche del flash LED. Quindi è tutto un tutt'unico. È tutto un tutt'unico, sì. È tutto un tutt'unico, vabbè, avete capito di che cosa stavo parlando. Molto bello, ripeto, esteticamente. La cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è il fatto che questa è nella versione nera, però esiste la versione grigia e quella un po' violina, un po' sul lilla, e purtroppo entrambe le versioni hanno la cornice frontale nera, diciamo che crea un po' di disomogeneità che non mi ha fatto impazzire. I tasti sono quasi uguali alla versione del Galaxy S7, l'unica aggiunta è il tasto Bixby che una volta premuto vi porterà direttamente nella sezione Bixby Home. Altra cosa particolare è l'aspect ratio, quindi il rapporto d'aspetto, che è 18,5 noni, l'unico altro smartphone in commercio ad avere un rapporto simile, che è semplicemente 18 noni, non 18 e mezzo noni, è l'LG G6. Rapporto d'aspetto che comporta dei problemi, nel senso che quando aprite alcune app, per esempio, che ne so, Spotify, non è stata ancora adattata. In effetti, come vedete qui, abbiamo un dito di Princess che avanza, vedete, non arriva fino in fondo, non copre tutta l'interezza dello schermo, quando invece abbiamo un Facebook, un Twitter, un Instagram che si adattano perfettamente alla forma dello schermo.
Altra cosa che non si adatta alla forma dello schermo sono i video, che però con un piccolo barbatrucco possiamo fare in manuale. Girando in questo modo, infatti, vedete i bordi qua che sono fastidiosi. Con un tasto possiamo allargare l'immagine, se si degna di... Ecco, l'immagine si allarga, ovviamente perde la sua, diciamo, l'inquadratura iniziale. Ho la testa un po' tagliata perché ovviamente per adattare le dimensioni dello schermo deve tagliare qualcosina. Il display, che è un Super AMOLED, ha secondo me qualche difettuccio. In effetti ho provato a confrontarlo con quello sia di Honor 8 Pro che con quello di LG G6. I colori secondo me sono troppo sparati e i bianchi fanno male alla vista. Non so se riuscite a vederlo, entrambi i display hanno la luminosità a palla, quello sopra è il G6, quello sotto è l'S8 Plus. Luminosità a palla, guardate come sull'S8 la mia faccia è totalmente bruciata, i colori non sono uniformi e i bianchi sono super sparaflesciati. Questa cosa non mi fa impazzire perché è strana, guardate sul G6 invece come i colori del mio viso, dove ho praticamente applicato del make up in modo tipo giotto di grande livello, esatto, sì. È totalmente diversa, è molto particolare. Non so se è una brutta cosa o meno, a me non fa impazzire questo tipo di colori. Guardate la mano com'è totalmente bruciata, non lo so, va bene. Mi direte voi se vi piace oppure no questa cosa. Altra cosa che potrebbe non far impazzire, ma c'era già sul Galaxy S7 Edge, il fatto che l'Edge deformi un pochino la parte sopra e sotto. Vedete come viene deformata l'immagine, però quelli sono dettagli, sinceramente può dar fastidio oppure no. L'unica cosa che posso dirvi è che l'Edge, secondo me, rispetto al Galaxy S7, nonostante voi facciate questa cosa qua, non prende dentro, cioè non dà dei comandi non voluti. Di conseguenza, anche se fate diciamo un pochino questa cosa, vedete, non inficia tantissimo sull'utilizzo dello smartphone. Al sole si vede molto bene, è parecchio riflettente, quindi state attenti in che, diciamo, angolatura lo guardate, però tendenzialmente non dà nessun tipo di problema. Altra cosa riguardante sempre il display è l'Always On Display. Adesso si accenderà, eccolo qua. Attraverso l'Always On Display verranno date delle informazioni, tra cui l'orologio, la data, la carica, poi sceglierete voi che cosa vedere e in che modalità vederlo. Per esempio, potete mettere al posto dell'orologio digitale quello analogico, come vi piace. Se fate doppio tap sulla notifica, vi si aprirà in automatico quella notifica nello specifico, in modo da poter vedere a che cosa riguardava la notifica. A proposito di notifiche, vedete qua come arrivano le notifiche. Sono molto discrete, non danno fastidio, non vi rompono le balle, semplicemente si illumina il contorno del display e arriva questa notifica scomparsa che non dà fastidio, così non vi annoia mentre state... Annoia, l'ho tradotto dall'inglese. Non vi dà fastidio, per esempio, se state guardando dei video, non è invasiva. Quindi ottimo lavoro. Ottimo lavoro, secondo me, è stato svolto anche con il software che è stato aggiornato da poco, e avrete lo stesso identico software anche su Galaxy S7 e S7 Edge. Non sembra di avere a che fare con Android, è tutto stato cambiato con dei colori pastello, delle grafiche molto pulite. A me piace veramente tantissimo. Altro problema, o perlomeno non è tanto un problema, ma c'era anche sul Galaxy S7 questa cosa, se non erro, qui dentro non abbiamo la capsula che emette dei suoni. In poche parole, guardando un video o ascoltando Spotify, guardiamo un video a caso, aumentiamo il volume e capirete subito qual è il problema. In collaborazione con HTC. Ah, stava sfuggendo. Ecco, una volta coperto lo speaker non sentirete più nulla. Guardate la differenza, questo è il massimo. È davvero. Questo avviene perché l'audio esce semplicemente da un unico speaker, che può essere facilissimamente coperto durante l'utilizzo. Personalmente uso lo smartphone in questa maniera e molto spesso finisco per coprirne l'unico speaker disponibile. Parliamo ora di una delle funzioni su cui Samsung si è bullata, su cui no, per cui Samsung si è maggiormente bullata durante la conferenza, ovvero Bixby, che sarà il nuovo assistente per qualsiasi cosa voi vogliate fare. Peccato che in questo momento abbiamo solo due opzioni di Bixby attive, 2 su 4. Innanzitutto tasto Bixby, lo premiamo,
e vengono fuori un po' di, questo è Hello Bixby, un po' di cose che lui reputa maggiormente interessanti per noi, quindi ci suggerisce dei video su YouTube che non so con quale criterio le stia suggerendo in questo momento, mi dice, non lo so, il calendario, io in questo momento sto provando una Ford Fiesta ST Line, quindi mi dice guarda che è tra le tue cose, che nel tuo calendario, il meteo, i passi odierni e delle news. L'altra funzione di Bixby, cioè Bixby Voice, che sarebbe l'assistente vocale tutto fare, lo schiavo tutto fare che avrete sempre desiderato, non è disponibile in Italia. Vediamo da qua, guardate, Bixby Vision, seleziono l'area che mi interessa, mi dice luogo, immagine, shopping, ma io direi cercami delle immagini simili sull'internet, vediamo che mi dice. Unicredit Tower di Milano, foto della terrazza Corso Como, mi ha trovato delle foto molto simili, quindi bravo Bixby. Le altre feature di Bixby non sono ancora utilizzabili, quindi lo lasciamo in in forse, non possiamo descrivervelo per ora, ma so che sarete contenti ugualmente. Parliamo ora delle tre funzioni di sicurezza, cioè per lo sblocco intendo, dello smartphone. Innanzitutto abbiamo il sensore di impronte, quello posizionato sul retro che io non raggiungerò mai perché il mio dito arriva a questa altezza, la posizione è un po' infelice, non l'ho neanche attivato perché sto utilizzando invece lo sblocco attraverso il riconoscimento del viso, quello dell'iride invece è ancora più sicuro. Vi faccio subito vedere, se riusciamo, quello sblocco con il volto. Ecco, si è sbloccato subito perché lo stavo guardando. Adesso proviamo a impostare l'iride come funzione di sicurezza. Ho impostato questa cosa bellissima. Ma cos'è? Hai visto? Dragon Ball. Esatto, potete inserire o il cerchio, due cerchiettini normalissimi, oppure, allora, basta inserire gli occhi in questo modo, hai visto? Dovete aprire un po' gli occhi per bene. Se vedete si era acceso un puntino rosso che è quello, non si vede qua. Ah, lo vedete il puntino rosso, che è lo scanner dell'iride. Quanta intelligenza in una donna sola. Funziona abbastanza bene anche con gli occhiali, vediamo. Vedete, anche con gli occhiali si è sbloccato. Quindi il migliore tra tutti gli sblocchi, secondo me, è quello con l'iride, in assoluto tra tutti. Passiamo ora alle prestazioni. Abbiamo 24% di batteria perché è stato utilizzato in modo molto molto stressante. Per aumentare la durata della batteria avete svariate funzioni. Innanzitutto, andando su manutenzione dispositivo, potete scegliere le prestazioni. Quindi prestazioni di gioco per migliorare il gioco, ovviamente la batteria durerà molto molto di meno. In questo caso abbiamo scelto la funzione ottimizzata, cioè che abbiamo un buon bilanciamento tra le prestazioni e tra la durata della batteria. L'altra cosa che mi piace tantissimo della batteria è la modalità di risparmio energetico, perché io in questo momento ce l'ho disattivata, vuol dire che ho tutto attivo, altrimenti posso mettere risparmio medio, mi diminuisce la luminosità, mi diminuisce la risoluzione dello schermo, limita la velocità della CPU, è un po' come succede con il PC, no? Voi dite risparmio energetico sì no, e in questo caso per esempio mi farebbe risparmiare 43% di batteria. Per quanto riguarda invece la batteria di per sé non vi so dire, perché io arrivo a metà giornata che lo devo ricaricare, purtroppo non mi dura tanto come vorrei, non è male, però per un telefono da 929 euro mi aspetto sempre qualcosa di più. Per quanto riguarda le prestazioni invece sono veramente ottime, abbiamo milioni di app aperte, funzionano tranquillamente in modo molto fluido, ottimale, senza, non mi posso assolutamente lamentare. Passiamo ora alla fotocamera, voi mi direte, ma 12 megapixel non sono abbastanza? No, non è vero, perché la fotocamera si comporta veramente in modo ottimale. Per esempio questa è una foto in condizioni di scarsa luminosità e conosco smartphone che si comportano molto molto peggio. Questo devo dire che è ottima come qualità, perché era praticamente buio, era una location totalmente buia. Per esempio in condizioni di ottima luce invece guardate che dettaglio, cioè è veramente pazzesca, nonostante, ripeto, i 12 megapixel di fotocamera. Guardate qua, Milano,
Cioè, guardate che il livello di dettaglio che raggiunge, eh? Secondo me è spettacolare. I colori sono belli, è tutto veramente molto molto bello. Ecco, una cosa che volevo dirvi della fotocamera, andiamo a vedere velocissimamente il menu, poi terminiamo perché questo video sarà interminabile. Se volete, se desiderate avere la fotocamera a pieno schermo, cioè 18,5 noni, dovrete accontentarvi di una qualità di 7,9 megapixel. Se invece volete sfruttare al massimo i megapixel di questa fotocamera, dovrete invece accontentarvi dei 4 terzi. Altre particolarità della fotocamera: si trasforma improvvisamente in uno Snapchat e vi può inserire le faccine della pecora, del cane, del gatto. Va bene, questo è il... questo è l'effetto simil Snapchat, guardate che meraviglia, sono bellissima, con la faccia da topo. Però c'è il cibo che è realistico. Però c'è del cibo che assolutamente ci piace. Altre funzioni della fotocamera: abbiamo la versione pro, la panoramica, potete fare anche una GIF animata che secondo me è carinissima, non tutti gli smartphone ce l'hanno. Messa a fuoco selettiva è molto digitale, lo sappiamo, anche nel Galaxy S7 accadeva così, però devo dire, fotocamera, non preoccupatevi dei 12 megapixel perché è davvero ottima. Guardate qui che roba. Jigglypuff! Cioè, guardate Jigglypuff, quale dettaglio, quale definizione. Direi che finalmente ho terminato qui di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su Galaxy S8 Plus. Andiamo ora a vedere pro e contro. Innanzitutto, tra i pro mi sentirei di dire, come normale che sia, di inserire il design. Già, perché i designer di Samsung hanno fatto un lavoro eccellente. Quando lo terrete in mano e siete in giro, subito tutti vi diranno: oh mio Dio, ma quello è Galaxy S8! È già successo. E devo dire che questo è dato dal design, che è particolarmente riconoscibile e molto originale. Altra cosa, si tiene molto bene in mano, è facilissimo da maneggiare e nonostante io abbia la versione Plus qui tra le mie princess zampe, non ho nessuna difficoltà a tenerlo in mano perché è stato, diciamo, allungato verso l'alto, ma non si è allargato verso il largo, verso va bene. Grazie. Non si è allargato verso il largo. Potete avere un po' la sensazione del telecomando, ma neanche troppo, però almeno è maneggevolissimo anche la versione S8 Plus. Non fatevi ingannare dai suoi 12 megapixel. Infatti molti mi dicevano: ma non ti aspettavi qualche pixel in più per avere una qualità migliore? Soprattutto perché costa tanti tanti soldi, 829 euro nella versione normale e 929 euro nella versione Plus. Sono tanti tanti danari. Devo dire però che la fotocamera fa un lavoro eccellente, perché come alcuni di voi sapranno, non è tanto la quantità di megapixel, ma è la qualità del pixel. Infatti qui abbiamo una tecnologia dual pixel che migliora nettamente la qualità dell'immagine e ragazzi, devo dirvi che le foto sono veramente fighissime. Non fatevi ingannare dai megapixel. Inoltre le performance sono davvero ottime, anche perché da un telefono nel 2017 non possiamo aspettarci altro, soprattutto un telefono di questa fascia di prezzo. Infatti, come vi ho fatto vedere prima, 1000 app aperte, assolutamente fluido, non dà nessun problema, per adesso funziona benissimo. Altra cosa che mi è piaciuta molto invece è il preset del risparmio energia. Infatti ha dei preset come nei PC: risparmio energetico elevato, risparmio energetico medio o risparmio energetico nullo. In poche parole, cosa succede? Viene diminuita la risoluzione dello schermo, viene disattivato l'always on display, diciamo che ha tutti dei preset che vi faranno risparmiare energia in modo molto agile e veloce. L'ultimo tra i pro è il nuovo software di Samsung. Se avete un Galaxy S7 vi sarete accorti che è cambiato tutto, tutta l'interfaccia utente, stessa cosa che troverete su Galaxy S8. Non sembra neanche di avere a che fare con Android, è tutto cambiato, tutto nuovo, tutto molto molto bello ed elegante, colorato con colori pastello, veramente bellissimo, bravi Samsung. Per questa recensione abbiamo inserito anche la categoria neutro, quindi pro, contro e neutro. Neutro è Bixby perché non è, diciamo che è un po' zoppo in questo momento, soprattutto in Italia. Bixby Visual invece è, sì, diciamo
fa quello che deve fare, non lo fa in modo eccelso, però non ci lamentiamo. E Bixby Home è carino ma non indispensabile, vi fa semplicemente vedere, è un centro, come se fosse un centro notifiche dove avete dentro un po' di cose, quindi i numeri di telefono che chiamate più spesso, i passi giornalieri, le news, avete un po' tutto quello che lui reputa necessario che voi sappiate. Passiamo ora alle note dolenti. Ta-da-da-da. Queste sempre le note dolenti. Erika ha fatto tipo face palm. Andiamo avanti. Il design è fighissimo, c'è però un problema. Come vi dicevo prima, perché mettere una back cover di un altro colore? Non in questo caso, perché gli altri modelli, i tre di colori disponibili oltre al nero sono il grigino, l'argento e il violino, che non è questo, ma è l'orchid grey, qualcosa del genere. Quindi tende a queste tendenze un po' sul violaceo lilla. Quindi nonostante la back cover abbia un altro colore, sul fronte francese sul fronte troverete comunque le due bande nere, e questo dà un po' di disomogeneità. Invece sulla versione tutta nera è davvero fighissimo. Tra i problemi che ho riscontrato, lo speaker, che se viene diciamo coperto con il dito non sentirete più niente, perché come ovvio che sia, non c'è tantissimo spazio in questo telefono, non c'è la capsula qui dove c'è la... come si chiama? Non mi viene il nome. L'altoparlante del telefono. Il fatto che non sia oleofobico è una roba che mi fa arrabbiare tantissimo, perché veramente io di patatine ogni tanto le mangio, però le mani me le lavo. Il problema è che qui, se tenete un attimo il telefono in mano in questo modo, ragazzi, sembra sporco sia sul retro che sul fronte, quindi mi lascia un po' così. Perché devo spendere così tanti soldi a avere un telefono che sembra sporco ma non lo è? Le ultime due note dolenti riguardano il display. Come vi ho mostrato prima, non capisco per quale motivo i colori sono super sparati e i bianchi sono accecanti. Alcune parti nei video sembrano bruciate, ve l'ho fatto vedere, e non capisco come questa cosa possa essere possibile. Altra cosa che però poi sono sicura verrà risolta anche abbastanza in fretta invece è il fatto che alcune app non sono ancora compatibili con i 18,5 noni. Direi che questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Se avete altre domande riguardanti Samsung Galaxy S8 Plus nella nostra versione, fatemelo sapere, scriveteci tante domande, mandateci tanti baci, tanti abbracci, anche dei regali se lo desiderate. Ci vediamo al prossimo video e ciao!